questa prestazione del padre, insomma, dei giorni stagionali? La prestazione, non sono d'accordo che è stata una brutta prestazione. Abbiamo perso dei duelli importanti che di solito non li perdiamo. E quindi loro su questi errori nostri sono stati bravi a fare questi tre gol. Noi oggi ci siamo un po' troppo specchiati di giocare e non essere cattivi. E poi ci sono stati più bravi di noi, avevamo più fame di noi. Questo non deve avvenire. E quindi la colpa è mia, perché in questo momento gli ho fatto capire che attraverso il gioco si ottenevano dei risultati, ma se attraverso il gioco non si ottengono dei risultati bisogna sembrare come loro andare a giocare sulle palle sporche. Noi oggi sulle palle sporche siamo stati veramente deficitari, quindi la colpa è esclusivamente mia, perché non ho detto che chi è Salerno si poteva giocare anche con le palle sporche. Però anche in fase offensiva si è creato poco, magari si è iniziato bene, poi dopo il primo gol della Salernitana ho fatto fatica a reagire. E anche nel secondo tempo, nonostante insomma, il Paolo abbia tenuto palla, ha creato poco. Noi abbiamo tenuto palla e abbiamo fatto tre gol. Il problema è che noi abbiamo avuto tre situazioni, se non quattro, di andare a tirare in porta e abbiamo tirato quando non dovevamo tirare e passata quando dovevamo tirare. Quindi questa è stata la differenza. Noi fino ai 15-16 metri siamo stati bravi. Poi lì ci sono anche le giocate individuali e oggi abbiamo detto non le abbiamo fatte. Siamo andati due o tre volte l'uno contro uno, sono stati bravi i loro difensori a schermarci il tiro. Secondo me i primi 20 minuti del secondo tempo hanno avuto delle situazioni di uno contro uno, tipo Zambattaro che era fresco e non ha puntato. Il primo tempo sia Bonazzoli che Cappello l'hanno avuto. Oggi ho detto, noi ci specchiavamo troppo e questa colpa, scusate, è mia, dell'allenatore. Non deve dare delle impronte di dire noi dobbiamo essere bravi, noi dobbiamo fare intensità, sovrapposizioni, giocare a ritmi alti. È vero che era anche la prima partita che noi giocavamo alle tre, ma non è una scusante. Per oggi non è stata la mia squadra. Non è che ci hanno sottomesso, sono stati bravi a giocare sugli errori nostri. Mister, buonasera. Se stava questa Salernitana, non mi riferisco soltanto ad altri giorni soltanto, ma anche poi ai cambi, cose che pare che lei nel secondo tempo abbia provato a cambiare qualcosa in avanti e due riferimenti con Clemenza invece dietro, poi l'ingresso di Iago ha un po' spaccato ulteriormente la partita, ma si aspettava questa serenità? È normale, venivano altri due pareggi e quindi io ero convinto che noi volevamo giocare una partita aggressiva, giocavano su questa palla lunga su Iuri, ci andavano a caccia della seconda palla e quindi noi dovevamo adattarci, potevamo sempre pulire la palla pulita e ripartire. Noi l'abbiamo fatta, ma qualche volta bisogna vincere quel contrasto, qualche duello aereo, che noi oggi non abbiamo vinto. Ho pesato anche i centimetri. Ma io ho detto che la Salernitana è la squadra più fisica del campionato, però noi poi abbiamo due gol e ripartenze su calcio piazzato, che avevamo già rischiato il primo tempo. Quindi vuol dire che sono due grosse ingenuità che l'allenatore non è riuscito a correggere. E quindi, perché la squadra l'ha fatto fino alla fine, ci ha provato, per la traversa, ha avuto. Però è l'atteggiamento che oggi dobbiamo cercare di cambiare. Evidentemente giocando bene e creare quattro punti, molte volte i giovani perdono un po' di risorse. Noi siamo una squadra molto giovane e oggi secondo me i giovani non hanno capito che la Serie B ogni partita è una battaglia. Non puoi sempre giocare col gioco, adesso qualche volta devi sapere giocare anche la palla. E questo è appunto l'allenatore che voglio capire. E quindi oggi la sconfitta è mia, però penso che dopo tre partite essere quattro punti nessuno se l'aveva aspettato. Mi dispiace perché preferisco perdere se l'avversario è più bravo o perché fa delle giocate, non per qualche deficienza nostra che io non sono riuscito a trasmettere. Non era più brava, non è stata più brava la Salernitana. No, ho detto che la Salernitana ha fatto, sulla carta è forte, però secondo me ha sfruttato i nostri errori, cioè non si può prendere sul calcio piazzato, è vero che ha trovato il gol della domenica, però lì dobbiamo essere più attenti. La palla da 40 metri, se siamo attenti non ti dico che ci devi arrivare prima, però almeno contrastare. Lui era pulito, libero, poi bravo lui a metterlo a terra a fine di palla, però noi lì siamo stati disattenti. Quello che era successo a noi nelle palle native prima, oggi è successo a loro. Noi nelle palle native oggi a favore siamo stati veramente deficitari. Abbiamo avuto 3 o 4 calci d'aria e l'abbiamo calciato in piena sotterra. E quindi questo è l'atteggiamento. Colpa dall'allenatore, ho detto,
che non ha fatto trasmettere questo, perché le partite di Serie B si possono giocare anche in sport. Mister, a un certo punto della gara, mi riferisco alla mezz'ora conclusiva, lei ha utilizzato in determinati momenti Trezan sulla sinistra, con difensore di sinistra, nel momento in cui era entrato Diamond, una scelta che però non ha premiato, perché lì avete poi sofferto, al di là di... Non abbiamo cambiato modulo. No, no, non mi riferisco al modulo, mi riferisco al posizionamento di Trezan. Trezan è un difensore centrale di sinistra, si è trovato Diamond. Al primo tempo c'è una punta centrale, no? No. Tre difensori centrali sono Capelli, Ravanelli e Trevor, con i quinti che venivano giù. Noi sicuramente lì abbiamo dato troppo spazio a Yellow di arrivarci. Secondo me il quinto nostro del secondo tempo ha lasciato troppo spazio di inserimento di Yellow. Poi le qualità di Yellow io le conosco, attacca sempre la profondità, però poi noi dovevamo cercare di recuperare, quindi un po' di campo dovevamo dare. È normale che se tu dai uno contro uno Yellow. Cioè, secondo me le scelte hanno inciso sul risultato. 5 minuti prima c'era Bonazzoli nella stessa posizione di Iello, Bonazzoli ha voluto tirare e non l'ha messa. Iello, che non ha voluto tirare la messa, ha fatto un gol da solo. E le scelte molte volte incidono ai risultati, eh? E quindi loro sono stati bravi. Io lo sapevo che la Serie A parte per vincere il campionato, non deve essere uno che non voglia prendere responsabilità. La Serie A ha fatto un mercato dai primi della classe. Cioè, inutile, Djuric, Di Gennaro, Yellow, Di Tacchio, conosco i giocatori, Schiavi, Cucino, Mantovani, cioè, conosco. A proposito di Schiavi c'è stato un malinteso? Sì, c'è stato un malinteso. Io ho detto che tu puoi fargli fare tutti i falli che vuoi, perché anch'io li facevo quando giocavo. L'importante è non dargli le schiaffi nella testa, perché è un ragazzino del 98. Cioè, io sono contento che tu gli arrivi da dietro e gli fai fare. E lui ha detto, hai ragione, mi stai discutendo. Quindi è stato molto bravo. Quindi secondo me ti voglio far capire che nel calcio, se vai a certi livelli, se vai e dai lo schiaffetto, se trovi poi il grande, te lo ridà. Ma sono convinto che se gli arrivi, io sono contento che gli arrivi, però in modo leale. Come facevo io? Ma non schiaffi non ho mai dato. Io schiaffi non ho mai dato, però sono sempre entrato cattivo. Deciso. Se lui entrava deciso, ero contento, perché così me lo sveglia. Gli schiaffi. Senti. Vabbè, la nota positiva però è il tuo esordio in Serie B, almeno questo, tu che sei partito da Pulcino del Padova, tu che hai fatto tutta la trattativa al Padova, tu che hai fatto l'osso in Serie B, almeno questa una piccola soddisfazione personale, credo. C'era emozione quando sei entrato in campo all'inizio del secondo tempo? Beh, è una cosa che avrei voluto all'inizio, anche se avrei preferito fosse andato in modo diverso, sinceramente. C'è rammarico, c'è delusione, però il calcio è questo e quindi si va avanti, dai. Diciamo che ti sei subito scontrato con una realtà che è molto dura, è un campo blasonato, 10.000 spettatori, un avversario che gli ha messo alle corde in alcuni aspetti, in alcuni momenti della partita. No, sì, beh, in settimana il mister e alcuni compagni che avevano già giocato qui ci avevano avvisato di che stadio era, di che partita era, partita complicata, però comunque sì, per me era la prima partita, però che sia Serie C o che sia Serie B, sì, l'emozione è tanta, però non fa differenza, perché io scelgo sempre per cercare di dare il meglio. Oggi sono deluso personalmente, ma anche di squadra, per non essere riuscito io personalmente ad aver dato qualcosa e la squadra, perché ovviamente un risultato così fa male. Cosa vi è mancato rispetto al solito Padova? Abbiamo giocato, però siamo stati poco incisivi, loro sono stati bravi a guardare magari le statistiche. Poteva andare in modo diverso, però il calcio, come ti ho già detto prima, è anche questo, e quindi ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Avete forse preso gol nel vostro momento migliore nel secondo tempo, perché comunque stavate creando densità, stavate facendo qualcosa, poi con la ripartenza lì vi ha tagliato. Sì, abbiamo preso nel secondo tempo due gol nel giro di forse 10 minuti. Due ripartenze, perché magari la foga di andare a riprenderla, perché magari vedevamo che c'era l'opportunità. Però comunque anche sul 2-0 c'è la voglia di recuperare, è sempre stata quella, anche perché magari non ci sono state occasioni, però comunque eravamo propositivi, cioè abbiamo sempre cercato di creare, però poi ci siamo scoperti e è andata come è andata.
Senti, l'ultima cosa dal punto di vista personale, siete tantissimi in roda, sì. Però il fatto che Bisoli comunque tenga in considerazione di fiducia, credo sia un bel attestato per te. Sì, sì, la fiducia c'è. E sono contento, però ti ripeto, oggi contento non troppo. Però comunque il mister vede come ci veniamo durante la settimana, e quindi che sia giovane o che sia vecchio, l'opportunità c'è per tutti quanti. Grazie.